La polisportiva di Colorina innanzitutto voleva ringraziare tutti per la partecipazione a questa nostra iniziativa. Iniziativa che quest'anno, diversamente dagli altri anni, ha un altro scopo ed è nata con uno scopo benefico. Quest'anno la polisportiva ha deciso di organizzare questa serata e con il ricavato di sostenere l'associazione Univale Onlus, che è un'associazione che va in aiuto degli ammalati oncologici e leucemici e va in aiuto a sostegno delle famiglie che hanno in casa questi ammalati. Ci sembrava doveroso quest'anno devolvere il ricavato a questa associazione con la cifra che verrà devoluta all'associazione, un assegno di 4.600 euro. Possibilissimo, e do a lei il microfono. Grazie, io vabbè, sono veramente commosso per quanto avete fatto per la nostra associazione. E soprattutto mi fa piacere che a favore della nostra associazione nascano delle iniziative come queste di stasera, che sono iniziative spontanee e che però raccolgono un consenso e una partecipazione di questa entità. È una cosa veramente che a noi fa piacere, perché noi di Univale pensiamo che questo significhi che quanto abbiamo fatto e quanto stiamo facendo sia apprezzato, quindi che siamo sulla strada giusta, e anche perché tutto questo ci dà lo stimolo per andare avanti e fare sempre di più. Univale è un'associazione che ormai ha 21 anni di età e quindi noi ci auguriamo di rimanere sulla breccia almeno per altrettanti anni, e questo, se riusciremo a farlo, lo dovremo anche e soprattutto a gente come voi che ci dà una mano e crede in quello che facciamo. E quindi io vi ringrazio veramente tantissimo di cuore per quello che avete fatto per la nostra associazione. Grazie. Un attimo ancora. Volevamo ringraziare, perché la serata è riuscita benissimo, ma dobbiamo dire grazie anche a tutte le persone che hanno offerto praticamente quello che voi avete mangiato. La maggior parte delle cose che avete mangiato sono state offerte, dal dolce al salato. Quindi ringraziamo tutte le persone che si sono prodigate anche per questo. Grazie.